Ciao a tutti amici del canale Satori, ben ritrovati ancora una volta. Oggi con me è un super, super osservatore che con il suo spirito critico è riuscito a farmi, tra virgolette, ridere dell'anno scorso per tutto quello che stava accadendo e a farmi riflettere e a pormi delle domande nuove su quel momento. Con me ho Silver Nervuti. Ciao Silver. Ciao anche a te, benvenuti. Grazie per aver accettato l'invito. Allora, io parlerei di tutto il 2020, da quando è iniziato tutto questo casino. E una cosa che mi ha colpito dei tuoi video è, oltre allo spirito critico, comunque il tuo taglio ironico che mettevi nei video. E quindi la domanda che mi ero posto io è come mai una persona, come è riuscita a fare tutto questo? Perché comunque non è semplice analizzare, mettere insieme il materiale. E comunque a esporsi. Beh sì, diciamo che infatti non volevo espormi all'inizio perché io faccio un altro lavoro, sono videomaker, faccio video per show, spettacoli e faccio anche un programma per una web TV che si chiama Il Nientologo, ovvero c'è cioè, una cosa molto ironica su qualsiasi fatto, ma anche di cose che vedo per la strada e a un certo punto volevo fare appunto una puntata anche su questa cosa, su questa nuova pandemia. Ho cominciato a trovare i lati più ironici di questa cosa, il fatto che comunque dovevi stare, potevi uscire, ma potevi stare solo entro 1 chilometro da casa, no? Potevi stare fuori solo un'ora, e quindi praticamente avevamo un virus che era un Pac-Man, no? Che ci metteva un'ora per arrivare a casa tua. Poi, però, cercando un po' di filmati da poter giocare, mi sono accorto che troppe cose erano un po' troppo serie, nel senso che ho detto, vabbè, queste le metto da parte perché è una cosa seria, quindi magari non la tratto in quel programma. Poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Sono diventate così tante che alla fine, nel momento in cui è scoppiata tutta questa cosa, che eravamo tutti chiusi in casa, non potendo più, non avendo più eventi da andare a filmare, ho detto, beh, adesso comincio a mettere insieme qualche cosa. Qualche cosa, qualche cosa. È diventato un video di 32 minuti, ininterrotti di prove, di video, di testimonianze. E a quel punto è scoppiato tutto, nel senso che mentre io ho caricato questo video dicendo vabbè, adesso sono cose che vedo io, avrà, so, 1000 visualizzazioni, così ecco. All'improvviso ne ha avuti 3 milioni e qualche cosa, condiviso da tutti quanti che lo rubavano, lo caricavano. E quindi alla fine, piano piano, molta gente ha cominciato a scrivermi che vedeva le stesse cose che vedevo io. Quindi, insomma, da lì è cominciato tutto, perché non bastavano quei 32 minuti, c'erano altre cose. E man mano che qualcuno criticava quello che avevo trovato, no, dovevo fargliela pagare, quindi dovevo far vedere altre cose. E sono tante le cose, sono troppe le cose. Qua potrebbe sorgere un'altra domanda che cos'è la realtà in questo momento, anzi, cosa è stata la realtà? Perché sembrava di vivere veramente in un film di fantascienza. Sì, effettivamente sì, perché io dico, io sono ancora oggi, dopo 1 anno e mezzo, chiedo ancora come mai eravamo tutti chiusi in casa, mentre cassiere dei supermercati, camionisti, le forze dell'ordine erano tutti fuori. E anche nel primo video ho fatto vedere che nel momento in cui era il momento più pericoloso, perché eravamo proprio tutti chiusi in casa, i miei colleghi, che avevano il permesso per uscire per andare a filmare Roma deserta, armati di mascherina, guanti, con lo zaino, con tutta l'attrezzatura, andavano in giro e venivano fermati dalle forze dell'ordine. E ho fatto vedere chiaramente tutti, le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, l'esercito, tutti senza mascherine e senza guanti. E dico, ma è strano questo virus che becca solo la gente che è in casa, mentre invece questi possono uscire e quelli che hanno il permesso per lavori socialmente utili possono uscire, i camionisti e tutto il resto, ma tu sei in casa e dici, lo vedi, no? Logico, sei in casa, gli altri sono fuori, ti viene anche un po' di invidia, come dire, aspetta che mi compro un camion e vado a fare un giro anch'io, almeno vado fuori, capito? Però, cioè, in quel caso lì, dico, ma che strana cosa! Cioè, e allora ho cominciato, avendo appunto internet a disposizione, ho cominciato ad andare a vedere le webcam in giro per il mondo per
per vedere cosa facevano in tempo reale gli altri stati. E mi sono accorto che quasi in tutto il mondo erano tutti in giro. Allora dico, ma è un film che succede solo qui. Come mai? E poi piano piano anche gli altri paesi si allineavano a questa cosa. Dico, però per settimane questi sono andati avanti tranquillamente senza nulla, mentre qui sparavano numeracci, mentre invece in quei posti tutto normale. Poi anche a dicembre ho fatto vedere di nuovo luoghi dove la gente sciava e luoghi in Florida dove la gente era sul Paseo a camminare tranquillamente senza nulla. E noi ancora qui andando avanti con questa farsa, perché io la chiamo farsa. È una farsa economica, è una cosa. Io la motivazione ce l'ho, cerco di dirla in modi sempre diversi e cerco sempre di far capire che almeno di chiedere alla gente di farsi delle domande. Che io mi faccio delle domande, l'ho detto fin dall'inizio: non sono un medico, non sono un virologo, non sono questo, non sono quello, però sono uno che vede e le cose le vedi, insomma, cioè non è che ci voglia molto. Se io vedo una signorina in minigonna al lato della strada la notte, non, io penso che non ci voglia molto, non sono il primo a dire che capito, è una turista così per caso, cioè non ci vuole molto. Quindi non capisco come gli altri, tutta la gente che ha creduto a questa cosa, ci crede ancora, dopo un anno e mezzo. La cosa inquietante è proprio questo, il non porsi delle domande, che sarebbero anche lecite. Cioè, avere un dubbio ogni tanto sarebbe anche, se vuoi, un'ancora di salvezza per portarti ad avere un altro pensiero, che non è detto che sia giusto o sbagliato, ma soltanto a portarti fuori da quella realtà e per mettere in discussione anche tutto quello che vedi, che senti. Insomma, i numeri che abbiamo sentito l'anno scorso. Giustamente mi metto nei panni anche di chi era a casa, vedere quei numeri là veramente era da pelle d'oca e dire qua Certo. veramente rischiamo la vita tutti quanti. Tanto Sì, in quel è vero. momento, in quel momento era logicamente una cosa che non era mai capitata, quindi, come dire, anch'io vedevo e dicevo, però sai, c'era anche un po', come dire, vai un po' con i piedi di piombo, perché potrebbe esserci qualche cosa che magari non vedo io, così, però. Cioè, spiegatemi quando ci fanno vedere i camion di Bergamo per far vedere questa cosa disastrosa, ma poi a Mantova, a Bologna, a Trieste, a Palermo, cioè, non ci sono gli stessi camion. Allora, se è capitato qualcosa lì, sai, magari che sono una centrale che è esplosa, ha diffuso un gas in quella zona, eccetera. Ok, ma se è una cosa nazionale o così mondiale, alla fine io gli altri camion, io non li ho visti, mi dovete dire dove sono, oppure mi dovete dire perché. In quella zona, cioè, dopo il mio video, molti sanitari mi hanno scritto e mi hanno detto: in quella zona ci sono stati 250 casi, noi che siamo nel paese di fianco, due. Cioè, quindi dici, cosa gli dici a queste persone? Che questo virus non supera il fiume? Cioè, non capisco. Anche dottori che mi hanno scritto: io ho avuto il 39 di febbre, l'influenza, l'ho attaccata anche la mia collega, siamo stati a casa 5 giorni, poi siamo tornati al lavoro a marzo dell'anno scorso. Quindi, quando hai queste testimonianze vere delle persone e il mainstream dall'altra parte a cui non credi, perché ci ho lavorato tanti anni e quindi molte cose le conosco da dentro, le domande io me le pongo. Cosa posso fare? Cioè, non posso fare altro che pormi delle domande, e voglio solo che la gente si ponga delle domande. È che a volte, probabilmente, almeno per il mio punto di vista, è più comodo rimanere aggrappati in quella zona di comfort perché ti dà delle sicurezze, piuttosto che uscire e mettere in discussione, non dico tutta la tua esistenza perché sarebbe troppo, ma almeno gli ultimi mesi. L'anno scorso hanno fatto togliere le mascherine giugno, Sì, poi certo. improvvisamente a ottobre siamo ritornati da punto a capo. Siamo andati peggio. E adesso Sì. dobbiamo ancora le mascherine. Fuori iniziano a Infatti. fare le belle giornate, fa un caldo boia. Però adesso abbiamo già, hanno già superato un livello della finestra di Overton, nel senso che l'anno scorso hanno dato un'apertura per l'estate, poi c'è stata la chiusura e durante tutta quella chiusura, da settembre,
c'è stato il peggio. Cioè, stranamente, nel momento in cui tutti eravamo mascherati, quindi impossibilitati a trasmettere qualsiasi cosa, i numeri aumentavano. Ma non i numeri dei decessi, aumentavano i numeri dei casi. I casi che non si capisce cosa sono questi casi. I casi con queste con queste misure, no? Perché tu devi fare questo tampone che viene che tramite una reazione, no? Viene moltiplicato, questa, viene moltiplicato 45 su 30. Allora, cioè, è logico che mi trovi anche un'unghia incarnita dentro quel tampone lì, non so che però la gente ci ha creduto, ci può fare. Ogni giorno io vedo che sembra la schedina del Totocalcio, io dico, ah, 45 di qua, 38 di là, cioè, è un stillicidio, praticamente da un anno e mezzo continuo, numeri su numeri su numeri, e la gente, perché lo vedo anch'io, vedo parenti, amici attaccati ai TG24, quelli che ogni quarto d'ora praticamente si ripetono, e dico, perché lo guardi tre volte? Cosa credi? Che nella terza cambi, il finale è diverso? Cioè no, non, è continuamente, sai quanti morti oggi? E per forza l'hai ascoltato tre volte, capito? Non sono 40 più 40 più 40, sono sempre quei 40 lì. Sì, purtroppo è andata così. A ripetizione, purtroppo, quel pensiero là diventa parte integrante e reale della vita delle persone. Beh, non mi sento neanche di colpevolizzarli o di attaccarli, perché posso capire che a volte alcune persone in un momento di paura si aggrappino al mainstream come se fosse un'ancora di salvezza. Beh, diciamo che è sempre la parola... Lo diciamo da una vita praticamente, quello che dice la TV è la verità. Se l'ha detto il telegiornale, no, come dire, guarda che ci stanno fregando, ma se non lo dice se non lo dice il telegiornale non è vero. Quindi cioè, sono cose cioè, mi fa strano che dopo un anno e mezzo mi fa ancora strano vedere quanta gente ancora non riesca a ragionare con la propria testa. E proprio per farsi delle domande. A me è fatto molto piacere nei mesi, man mano che io facevo dei video, vedermi arrivare continuamente delle email o dei messaggi che dicevano, sai, anch'io all'inizio credevo, però vedendo i tuoi video ho cominciato a farmi delle domande. Ecco, io quello che voglio, fare delle domande, cioè voglio che vi facciate delle domande, perché le cose che non mi tornano, io ci voglio una motivazione. Non ho mai detto che non è vero. Ho detto fin dall'inizio un'influenza c'è stata, virulenta, e ricordo sempre che anch'io 15 anni fa ho avuto 40 di febbre per 7 giorni e 7 notti consecutive, che io chiamavo il mio dottore e mi diceva sì, tranquillo, è un'influenza che è in giro. E vabbè, capito? 40 di febbre continuamente non era una cosa normale. Eppure ero giovane, l'ho passata con 40 di febbre, ho preso antibiotici e tutto quello che si poteva prendere, e l'ho passata. Magari se avevo 80 o passa anni, probabilmente non la passavo come qualcun altro non l'avrà passata in quel periodo lì, perché facevo vedere proprio anche l'altro giorno, il 2005 è stato peggiore del 2020. Quindi nessuno ne parlava, oppure anche tutti gli altri anni che facevo vedere tutte le terapie intensive, ma nessuno applaudiva i sanitari alle finestre, gli arcobaleni e tutto il resto. A proposito, dove sono finiti gli arcobaleni? Ah, non lo so. O va già tutto bene, oppure non lo so, non ho capito, si sono sbiaditi. Ah, probabilmente anche gli arcobaleni hanno detto qua c'è niente da fare, forse è meglio ritornare da dove veniamo, perché insomma. Però come ci spieghiamo questa cosa? Cioè, se ancora così tanta gente crede, ma sono spariti gli arcobaleni, che in teoria dovrebbero essere anche nelle loro case, nelle loro finestre, come mai non li hanno più messi fuori, non li hanno rinnovati con nuovi colori e li hanno tolti? Guarda, ti direi più per moda che per un vero senso, anche se vuoi del significato che possa avere l'arcobaleno. Sì, però allora andrà tutto bene o no? Lo chiedo anch'io a loro, perché sai, insomma, cioè, magari loro potrebbero dire sì, andrebbe tutto bene se non fosse che per colpa vostra. Sì, è sempre colpa di qualcun altro, anche perché poi Sì. quando inizi a mettere ad avere delle domande diverse rispetto a tanta gente, viene etichettato come un complottista, un negazionista, un Esatto. novax, tutte queste solfe qua, che però Sì.
sono cose che dicono loro. Uno può avere una domanda, può avere un diritto di espressione libero rispetto all'80% che ha la gente. Ma sì, perché si dà un'etichetta, ecco, l'etichetta è sempre dispregiativa, perché non è lo spaccone, no? Che è un conto. No, 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 il negazionista è uno che nega la verità, praticamente, secondo loro. E invece, appunto, la verità, se io però ti faccio un esempio e ti dico come mai mi dici che le terapie intensive sono piene e poi vedo centinaia e centinaia di sanitari ballare un ballo difficile come Gerusalemme e diventa un Gerusalemme Hospital Challenge, quindi diventa una sfida fra gli ospedali. Però me lo dovete spiegare. Io non sto dicendo che loro sono, però se mi ballano in divisa dentro gli ospedali che sono vuoti, facendo un ballo che è da preparare, raga, cioè, lascio a voi il resto della risposta. Non so cosa posso dirvi di più. Avete visto per caso, dato che in quel periodo no, gli unici che lavoravano non erano solo i sanitari, c'erano i camionisti, avete visto camionisti ballare in mezzo all'autostrada a Gerusalemme o nelle aree di servizio? La polizia, sai, no, le cassiere dei supermercati ballare? No, no. E questa è la follia da una parte e dall'altra. Sembra che la follia sia diventata parte integrante di una quotidianità ormai modificata. Sì, sai, una volta si diceva i matti sono fuori, quando hanno chiuso i manicomi, i matti sono fuori. Infatti io ricordo sempre, dico, quando è arrivato il cellulare, dico, una volta vedevi il matto, lo vedevi lato, sul marciapiede parlare da solo. Oggi abbiamo un cellulare e li vedi sul marciapiede parlare da solo. E no, non capisci chi è il matto e chi è il telefono, capito? Quindi insomma è una condizione dove tutti siamo dentro questa bolla di follia, e probabilmente sono folle anch'io a pensare così, non so cosa dire. A questo punto, dopo un anno e mezzo, mi basta solo dire che il tempo darà ragione a qualcuno, troppo tardi, ma gliela darà. Assolutamente. È là che vedremo il bello probabilmente di tutto quello che abbiamo passato e che passeremo, perché poi ho dei seri dubbi che sia finita qua. Ma non per No, tirarla, ma assolutamente. sono loro stessi che anche l'altro giorno hanno pubblicato un post di prepararsi alla nuova era, quindi dico, Esatto. va bene. Ci dobbiamo preparare alla prossima pandemia, quindi è già tutto calcolato. La finestra di Overton sta andando avanti in un modo perfetto, perché anche perché chi l'ha studiata sapendo anche le reazioni della gente, sapendo anche in quanti avrebbero manifestato. Infatti poi, se vedete, agosto dell'anno scorso, due manifestazioni a Berlino di 2-3 milioni di persone non sono serviti a nulla. Il gioco va avanti sapendo che quella gente lì la sopporti per un giorno, la sera se ne torna a casa e domani ritorna ad avere le stesse restrizioni di prima. Andiamo avanti così e la gente per forza si stancherà di non contare nulla, perché alla fine non conti nulla, ti lasci andare. Non so, anch'io dico, io ci provo in tutti i modi a parlare, a dire le mie, io continuo a dire le mie, ma so già, dico sempre, so io sono positivamente negativo, io so già che andrà male. Però sai, cioè, no, non so come, cioè, io dico, si dovrebbero meravigliare quelli che hanno tante risorse. Chi ha tante risorse che se le vedrà togliere una a una, secondo me, però la stanno facendo bene perché la stanno togliendo pianino, pianino, pianino. Cioè, il fatto che dopo un anno e mezzo ancora le partite IVA, praticamente tutti i ristoratori o comunque quelli che hanno negozi e tutto il resto, non abbia ancora manifestati in modo unito, non ha via di uscita, perché sono, se voi andate in giro, se avete veramente gli occhi e non il paraocchi da guardare solo davanti, guardate anche ai lati, vedrete una marea di negozi chiusi. Quei negozi lì non riapriranno mai più. È inutile che vengano fuori con i ristori. I ristori, sapete cosa sono? L'elemosina.
vuol dire ti do 50 lire, giusto 50 centesimi per arrivare fino alla fine del mese? Forse. Perché poi con la speranza che più avanti comunque riapri, tranquillo, che poi mettici adesso un po' dei tuoi che hai in banca, esci con i tuoi che più avanti vedrai che. E piano piano svuotiamo i conti. Perché d'altronde poi quando hai anche un indennizzo di un tot di euro per stare a casa e non lavorare, capisci bene anche che avere una reazione da parte della gente, ma che non implichi per forza la violenza, anzi assolutamente, io sono poi contrario a ogni forma di violenza, però quando hai il popolo che sta buono, diventa difficile andare avanti. Sì, perché bene o male io ho visto che sono pochi i popoli dove hanno fatto veramente casino, nel senso che ad esempio in Francia, hanno bruciato le banche, cioè hanno fatto un po' di casino, sì. Piccoli eventi, un po' così, come anche ad esempio le cose, ad esempio un evento proprio da complottista, gli attentati a Vienna, un attentato per far paura alla gente che stia in casa, perché l'attentato lo fai alla sera, quando la gente è già chiusa in casa per il coprifuoco, e fai un attentato che spari dentro a un ristorante, così. Dico, sono coglioni quelli che l'hanno fatto, oppure, come dire, se l'avessero fatto di giorno avrebbero rischiato di trovare qualcuno armato davvero che rispondeva. Quindi la sera tu fai un po' di casino, la gente è chiusa in casa, non sa nulla, dalle persiane sente solo degli spari, dei rumori, e gli racconta la TV che per strada, nei viottoli della strada, c'è qualcuno che va in giro sparando. Quindi come... È perfetto per far restare la gente in casa col terrore, perché lo fai là, ma l'eco ce l'ha in tutto il mondo, quindi dappertutto, come i camion di Bergamo erano là, ma i camion erano dappertutto, c'è poco da fare. Sembra un po' il film V per Vendetta, questa... Sì, ci sono alcuni film che sono proprio lo specchio esatto di quello che sta succedendo, più o meno, perché sai, con la fantasia... si può fare tutto e pensare anche a cose più tragiche, però a volte a pensare male ci si prende. Sì, beh, ultimamente avevano fatto anche vedere, mi sembra l'anno scorso, avevano fatto vedere un film che parlava proprio di un virus che nasceva proprio in Oriente, che poi si trasmetteva in tutto il mondo, e a fatalità avevano anche un po' il senso del umorismo, perché l'avevano poi fatto vedere fine 2020, se non sbaglio, quindi sì. Non sono neanche... sembra quasi pegato una presa per il culo. Quello è sempre il sadismo della TV, che ti fa vedere, che so, il film Lo Squalo, proprio in agosto, capito? Quando la gente è al mare. Oppure Airport 76 con l'aeroporto che cade. Sono quelle cose che si vede che la gente o richiede, oppure la TV che è proprio sadica da quel lato. Però sì... dico, prima o poi qualche cosa doveva succedere, perché, ma non in questo modo, nel senso che abbiamo perso tutti un po' di umanità, no? Da quando è arrivata l'elettronica e tutto il resto, siamo tutti molto più isolati di prima, che c'erano, quando c'erano molti più contatti umani. E allora, come dire, ci voleva un po' qualche cosa che facesse scattare un po' di fratellanza, sai, un po' queste cose che adesso le vedi appunto quando ci sono queste manifestazioni di gente che si vuole vedere in faccia, riabbracciare e tutto il resto, e fai nuove amicizie diverse da quelle che hai sempre avuto. Adesso fai solo amicizie negazioniste, e gli altri probabilmente le altre amicizie. Però poi anche gli altri mi dovrebbero spiegare perché, se credono tanto, quelli che criticano, no, il fatto che tu non voglia usare mascherine, eccetera, poi vai nei loro profili e negli ultimi 3 mesi una foto con un selfie con qualcuno senza mascherina se la sono sempre fatta. Quindi insomma è questo un po' questo contrasto di mentalità, che la stessa persona... Beh, io... Vedi, nei social io ho già 10.000 amici, più 20.000 di qua, insomma, ho tanta roba che mi passa davanti. Quindi quando c'è qualcuno che mi critica, o perché magari sono proprio quelli che vogliono criticare senza avere nemmeno un argomento,
Io vado a vedere nel suo profilo cosa dice per vedere chi è, cosa fa. E ti posso assicurare che il 99% delle persone nel loro profilo fanno qualche cosa che loro vanno a criticare gli altri. Quindi, appunto, il selfie con un VIP, il selfie con gli amici che non vedevano da tempo, e quindi non è la famiglia, ma sono gli amici. Hai capito? Secondo la giustificazione, poi. Sì, ma c'è anche il fatto della giustificazione, sì, ma è solo per un attimo per fare la foto. Ah, perché noi abbiamo il cosino verde lì che ti aspetta e dice, è finito? Cioè, capito? È lo stesso che ho raccontato io in un viaggio aereo dell'anno scorso. Devi tenere la mascherina per tutto il viaggio, ma poi passa la hostess a vendere i profumi e ti dice, può toglierla sta per sentire il profumo? E dice, cioè, ma sono coglione solo io qui o... Scusate, non... E io la guardo in faccia e dico, ma seriamente sta dicendo quello che sta dicendo? Cioè, non capisco questo... questo rincoglionimento anche da parte di chi è atto a controllarti, perché vedo anch'io delle forze dell'ordine che dovrebbero vengono lì a controllarti, poi c'hanno la mascherina qui col naso fuori, perché bene o male tutti vogliamo respirare, c'è poco da fare, rega. Insomma. E d'altronde non siamo nati con la mascherina incorporata, mi verrebbe da dire. Sì, ma guarda, vedevo proprio oggi due professori americani che parlavano appunto del fatto degli anticorpi che facciamo, noi li facciamo proprio prendendo tutti i virus che ci sono in giro, i bacilli, i virus e tutto il resto. Noi dobbiamo toccare le cose per immunizzarci di quelle cose, ma se noi continuiamo a mettere mascherina, proteggerci dal respiro, darci del gel per sanificare tutto il resto, la prima cosa che tocchiamo ci fa male. Perché io l'ho detto fin dalla prima volta, nel momento in cui ci hanno fatto mettere i guantini per scegliere la frutta al supermercato che ha messo dentro un contadino con le mani, abbiamo già perso. Perché non possiamo neanche più fare gli anticorpi di quello, della gente che tocca, che questo e quell'altro, capito? Poi però andiamo a prendere il pacco di pasta con le mani, che ha toccato qualcun altro, e lo mettiamo nel carrello. Siamo coglioni. Non ho spiegazione, siamo coglioni. Sì, lo scopo un po' è anche di questa intervista è appunto è far riflettere le persone, perché è impossibile andare avanti in questa modalità, o meglio, si può comunque andare avanti, per l'amor di Dio, se tanta gente sta bene, si può andare avanti così, però insomma due domandine. Anche prima di andare a letto a dormire, al posto di dire una preghiera, uno fa due domande, cioè, ok, vediamo se... È veramente così, perché poi non sempre quello che ci viene propinato è vero. No, infatti quello, e ci sono delle cose che non sempre sono vere, e quando ti accorgi e dici che non sono vere, sei chiamato logicamente un complottista. Sì. Perché è proprio di questi giorni che hanno fatto vedere un video al lab di Bologna con 2 chilometri di gente in fila per farsi, per vaccinarsi. E il giorno dopo una troupe della mia TV è andata in due centri, no, in due, tre, quattro centri hub della provincia, due erano chiusi e due erano completamente vuoti. E allora c'è qualche cosa che, se volete farvi delle domande, mi dovreste dire perché hanno fatto ore con 8.000 persone con 1.200 sieri a disposizione, erano in 8.000. Io vorrei sapere l'ultimo degli 8.000, sapendo che comunque non ci sarebbe entrato neanche stando lì per 3 giorni. Cosa ci faceva in fila? Cioè, capisci? E là ci sono 4 hub vuoti. Io trovo che, cioè, non ho più... Ho finito il vocabolario di questi esempi, di queste parole, perché non avete spallato la misura, capito? Cioè, io mi immagino proprio, ma neanche l'ultimo degli 8.000, perché devi fare il giro del circondario e quindi cosa vuol dire? Che l'ultimo là in fondo non è partito da là, ha dovuto fare la fila a ritroso per arrivare fino alla coda, no? Facendo la fila a ritroso, sapendo che lì c'è a disposizione solo un quinto di quello che è possibile avere, cosa ci fai là in fondo? Capito?
Sarebbe una bella domanda da porre questa. E allora lì ti viene da dire, ma c'erano delle facce che mi sembravano tanto persone già viste in altre manifestazioni, da dire, altre manifestazioni inutili. E allora, vabbè, però mi prendo il complottista, cioè c'è poco da fare. Sì, va bene, quello là Va bene. forse lo avremo comunque in qualsiasi caso andando a vedere anche qualsiasi altro argomento che non sia l'ultimo anno, ma se andiamo a ritroso nel tempo, insomma, abbiamo sempre bisogno di avere una disgrazia prima di agire, prima di svegliarci. Beh, quello sicuramente sì, perché è logico che, come dire, quando capita un terremoto, è naturale che tutti quelli vicini che si odiavano in quel momento lì diventano tutti fratelli perché sono stati colpiti dallo stesso evento, insomma. E questo potrebbe sembrare la stessa cosa, invece questo li ha separati, perché qui stiamo tutti bene, in pratica. Chi sta male è chi ha paura di morire, è solo che sta morendo un po' alla volta invece di morire di colpo. Io ho esempi, posso dire sinceramente che io ho esempi da ambo i lati, nel senso che ho esempi di amici ricoverati per un mese, amici uno, con quel problema, e invece altre persone che ci hanno lasciato dopo il siero che gli hanno inoculato. Quindi io non voglio andare a in ogni famiglia a dire è stato quello, è stato quell'altro. Però, insomma, se mi permetti, le coincidenze sono molto forti e questa cosa è un'altra delle assurdità che non capisco per il fatto che non c'è una motivazione logica che io riesca a capire, perché d'altronde non riescono a spiegarmela. Quindi non riesco a capirle neanche io. Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo con te e io poi lavorando comunque nell'ambito sanitario ne ho visti tanti e sono ben convinto che ci sia questa cosa qui. Io quello che mi pongo sono tutte le misure che sono state prese fuori dalla dinamica sanitaria. È quello che a me fa pensare. Che mi sono posto delle domande anche grazie ai tuoi video, alle tue riflessioni e insomma tutto il materiale che hai messo insieme, come quello dell'anno scorso di 32 minuti. Insomma, va bene che è impegnativo ascoltare 32 minuti di video, ma penso che sia anche impegnativo ascoltarsi 3 ore di Grande Fratello che Sicuro. ti sanguinano anche le orecchie volendo. Ma guarda, in quel caso io sono rimasto meravigliato del fatto appunto che era un video troppo lungo e io sono il primo a sono specializzato nel fare video molto brevi, molto concisi, 3-4 minuti al massimo 5. Quindi 32 minuti io pensavo che proprio non se lo fregasse nessuno. E invece mi hanno telefonato subito dei VIP politici, mi hanno chiamato tre trasmissioni televisive nazionali che ho rifiutato. E quindi insomma ha fatto eco, nel senso che ha messo davvero in quel momento molte domande alle quali in quel momento era difficile rispondere, e facendo vedere anche delle prove, mentre invece i siti bufalari dicevano 32 minuti senza nessuna prova. Cioè, capito? Quindi, cioè, perché rido? Perché secondo me l'ignoranza è talmente alta che non puoi fare altro che ridere. Perché davvero è anche perché è un sito abbastanza importante, quindi è proprio negare l'evidenza e aggrapparsi ai vetri bagnati e non sapere come venirne fuori. Quindi, Assolutamente. insomma, sono cose che all'inizio è stato così, poi man mano, andando avanti, mi ha chiamato altra gente, mi hanno richiamato anche questi politici, così. Perché appunto io ogni volta faccio vedere qualche cosa che è vero, cioè io non picchio mai sulla prima volta, sai, i numeri, i dati all'Istat, sai, no, i suoi sono sbagliati, sono più veri i miei, su queste cose, basta, io dei dati non ne parlo più, io vi faccio vedere quello che succede con gli occhi, vi faccio vedere che durante tutta la gente era in casa, c'era la polizia, tre uomini per macchina, senza nulla, che andava sotto le case con la chitarra a suonare per la gente che era in casa.
non hanno il mantello di Superman e quindi che cosa ci facevano fuori in tre in macchina a suonare fuori all'aria aperta senza nulla? Però non dovete dire ah, ah, ah. No, mi dovete rispondere. Io voglio sapere, quelli lì sono morti? Sono vivi? Sono, che sono? Quando ho fatto vedere, come si chiama? Bersani, che gli cadeva la mascherina, la prende su da terra, se la rimette e va via. Nessuno ha detto niente. A Salvini se la smanacciava, ma occhio, perché a fare così poi non conta niente. Cioè, sono due misure che non capisco veramente. E io, ripeto, sono apolitico, quindi mi dà fastidio sia l'uno che l'altro. Però vedo questa diversa metratura nel giudicare i due personaggi adesso di spicco, capito? E queste cose fanno veramente ridere. Ridere che però c'è da preoccuparsi perché sono cose vere. Cioè la gente vota anche per noi se potesse votare. Esatto, se potesse votare sarebbe una bella cosa. È che ancora credere, per mia idea, che ci siano degli schieramenti, la vedo molto lontana come idea, secondo me è morta ancora anni e anni fa, secondo me su tutti quanti, nomi diversi, lavorano per la stessa cosa, che tra l'altro dovrebbero lavorare per noi cittadini e non... No. Sì, non tra l'altro, dovrebbero solo lavorare per noi perché sono pagati da noi. Però io è nel terzo video che lo ricordo, non conosciamo ancora il volto dell'Italia che verrà, ma sappiamo con certezza che le trasformazioni in atto lo cambieranno profondamente. Queste sono parole di Conte del 2 novembre 2020. Non conosciamo ancora il volto dell'Italia che verrà, ma sappiamo profondamente che il volto d'Italia verrà cambiato. Cioè, non ha un senso. Il compito della politica è quello di accompagnare questa transizione. Quindi la politica non deve fare altro che accompagnare il gregge verso questa finestra di Overton. E infine dice, nessuno si senta escluso da questa sfida di portata storica. Questa è una frase che ha detto dopo 27 minuti di discorso, quando la gente ormai cipollava col cellulare, sai, quelle cose che non ascoltava più. Ed è proprio il momento in cui quello che ha scritto quel discorso lì sapeva dove mettere quella frase. Perché doveva passare inosservata, capito? E infatti è passata inosservata perché non frega niente a nessuno. Ma immagino che tu col lavoro della comunicazione comunque all'interno di radio, fare i video, comunque ne capisca molto di più rispetto a me che non ne capisca di comunicazione, sapere dove mettere le parole giuste, certo, i tempi giusti, quanto lungo farlo quel discorso là, perché poi dubito che se li preparino in prima persona quei discorsi. No. No, infatti poi anche Monti, quando, scusa, Draghi, quando ha letto il discorso e si è sbagliato le cifre, ha fatto un po' di casino le cifre perché non l'ha scritto lui, insomma. Però sì, sono fatte apposta da ingegneri della comunicazione, quindi sanno bene quando e sanno che se ne accorgeranno solo quei due o tre pochi che riescono a sentirla, a capire quella frase in mezzo a questa nenia di supercazzole, perché alla fine tutto il resto sono solo supercazzole di cosa noi faremo, perché la situazione, perché quello e quell'altro, sono tutte riempitivi per metterci dentro quella piccola cosa lì, come quando fanno un decreto legge, ci infilano dentro la cosa che vogliono farti passare senza che tu l'abbia deciso, capito? La mettono insieme all'altra principale. Sono tutte cose, come anche il fatto di farci fare un referendum inutile a settembre e non farci invece fare le elezioni a febbraio, quando invece gli ecuadoriani hanno fatto le loro elezioni a Milano, Genova e tutto il resto. Sì, sì, mi ricordo del video. Ricordo. Quindi, non, cioè, è strano che io vi faccio vedere quello che succede, però non potete dire soltanto, ah, te non capisci niente, sei negazionista. No, io faccio vedere, ho parlato per 18 minuti, ok, adesso tu mi devi rispondere di 18 minuti di roba, non che hai visto che ho la camicia con i... No, non,
così non posso darti un nome, è fuori dal vocabolario. Funziona sempre così che nel momento in cui qualcuno ti deve rispondere è più facile infangarti, etichettandoti in qualsiasi modo, piuttosto che rispondere a delle domande. Sì. Perché alla fine uno si pone delle domande, non è che mette in discussione chissà cosa, non è che dice che la terra è piatta o che... Esatto. Infatti io non ho mai parlato né di 5G, di terra piatta e tutto il resto, perché sono cose, o di elezioni americane, sono cose troppo lontane. Io vado a vista, quello che vedo e che conosco, e parlo di quello. Però se tu non hai, normalmente così, chi non ha argomenti per ribattere, strozza. Arriva a un certo punto che ti deve togliere la parola, capito? Ed è quello che fa. A me sentir dire, a quelli lì bisogna togliergli la parola, e no, quello è proprio da... C'era una volta uno che diceva così, quindi, capito? Io direi che basta ripetere una cosa una volta per impararla. Poi se abbiamo bisogno di più volte vuol dire che la lezione non è stata ancora assimilata in fondo. Sì, è una lezione che a quanto pare ne abbiamo bisogno. Cioè, non so, io spero sempre nel meteorite, perché alla fine è quello che ci meritiamo. Gli uni e gli altri, visto che non andiamo d'accordo e non c'è un arbitro in mezzo che ci fa mettere d'accordo, ci può fare. L'unica è proprio andare via tutti, sparire tutti, e lasciare qualcosa di nuovo ai nuovi dinosauri o chi sarà, insomma. Speriamo. Potrebbe essere un futuro, almeno per fare un reset per tutti. Sì, il reset è quello che stanno facendo economico. Noi invece avremo bisogno proprio di un reset totale, perché siamo messi gli uni contro gli altri, e questa è una cosa... studiata a tavolino, logicamente, perché non è che ci sia una casualità, no? Il fatto che se ci fate caso non c'è qualcuno che forse sì, forse no. Ci sono proprio due scuole di pensiero completamente separate. Infatti la cosa, se vuoi, triste per dargli un aggettivo, è che siamo parte di un'unica comunità che viene divisa. E tutte e due poi i poli, per le proprie idee, si combattono con gli stessi strumenti, con la stessa tipologia di informazione. Ah no, tu hai detto questo, no, tu hai detto quest'altro. Ma vanno comunque tutti e due a cozzare senza capire che siamo comunque parte di un'unica comunità. Quella è la cosa. Sì, che mi dispiace. A me mi fa più paura l'odio che è stato instaurato nelle menti, perché man mano che la cosa si prolunga, logicamente la colpa è sempre di più di quell'altro. Quindi va a finire che dal nervosismo si passa proprio all'odio, è colpa di. E adesso si stanno tutti facendo infilzare, pensando che quello è, perché c'è scritto più vaccini, più libertà, una cosa del genere, no? Hanno fatto anche uno striscione, più vaccini, più liberi, ecco così. Però io sono curioso di vedere quando saranno liberi quelli che si sono fatti inoculare, se lo saranno, e mi diranno che ci sono cose che possono fare solo loro, io non posso entrare, io non ho nessun problema da un'altra parte. Il mondo è grande, quindi io personalmente non vedo quel problema, ma tutti gli altri che sento, bene o male, non hanno quel problema lì. Oggi ci possiamo muovere un po' in tutti i modi, e non vedo la problematica di essere relegato. È come dire, il fumatore non può più andare in un ristorante, capito? Deve andare al ristorante e poi uscire per fumare. Quindi ha resistito lui, non vedo perché non potrebbe resistere anche l'altra gente. E poi ricordo sempre, anche all'inizio, ricordo il discorso che a quanto pare sembra che non freghi niente a nessuno, è la cosa mondiale, di Lukashenko, presidente della Bielorussia, che ha detto: l'Organizzazione Mondiale Sanità ci ha offerto 900 milioni di dollari per fare la stessa cosa che ha fatto l'Italia, ma noi non abbiamo accettato. Cioè, più palese di così,
che cosa è, alla fine poi è lui che ha detto delle balle, perché lo hanno infangato, come dire, lui che deve andare via, è lui che sta mettendo a repentaglio la vita della sua popolazione. Ma quando uno ti dice una cosa del genere, non vi fa, almeno, so, sai, magari lo censurano, lo mettono anche in una gabbia, ok, però qualcuno ci sarà che dice, aspetta, andiamo a indagare, no? Qualche giornalista d'assalto, qualcuno che fa indagini in quel senso. Cioè, abbiamo dei programmi di giornalismo, di indagine, che vanno a prendere le dichiarazioni di uno e vanno a vedere se sono vere. Ma lì non mi ha fregato niente a nessuno. Cioè, non ho mai visto programmi di quel tipo andare a fare una verifica anche in quelle zone lì. Nonostante abbiamo nel tempo, già da fin dai primi mesi, abbiamo avuto gli esempi della Svezia, che non ha fatto nulla e si è trovata con gli stessi numeri degli altri anni, nonostante qualcuno avesse caricato in modo da metterli incontro in ombra, no? Così, però alla fine, dopo un anno e mezzo, non ce la fate più a tenere, a infangare tutto quello che non sta succedendo. Guarda, infatti non se ne parla più. Una frase dell'anno scorso che era: stiamo più distanti oggi per riabbracciarci forti domani. Dopo esatto, un anno domani, eravamo ancora sì, distanti. Eravamo ancora distanti, sì. E quello doveva essere 15 giorni, no? Quando io dicevo la prima volta che ci hanno chiuso in casa, ci vedremo minimo dopo Pasqua. Voilà, qui là, minimo dopo Pasqua. Ci siamo visti in estate. E l'anno dopo siamo stati ancora peggio, perché abbiamo avuto esattamente le stesse cose. Adesso vediamo gente al mare, nell'acqua, ancora con la museruola, e capisci che davvero ormai uno che ha il potere può fare tutto e gli altri devono solo soccombere. Assolutamente. Silver, ascolta, per le persone che volessero magari scriverti per tenersi in aggiornamento con quello che pubblichi o con... Beh, io sono praticamente dappertutto col mio nome, Silver Nervuti. Quindi mi trovate su Facebook con due account che sono già pieni, quindi ho aperto le pagine fan del Silver 1 e Silver 2, quindi mi trovate con Silver Nervuti 1, Silver Nervuti 2, poi su Instagram Silver Nervuti, su VK Silver Nervuti, ovunque cercate Silver Nervuti, o su Telegram Silver Nervuti, non ho altri nomi o eccetera. Ecco, l'email... dato che io ho fatto partire l'iniziativa delle mascherine con VS, che vuol dire contro la dittatura sanitaria e tutto il resto, almeno andiamo in giro con un marchio che ci si riconosca, e l'email può essere sempre la stessa, cioè vscontro@gmail.com. Perfetto, Silver, guarda, io ti ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata e ci vediamo presto. Va bene, grazie a voi. Ciao Silvia.